Venerdì 21 luglio Conterranea farà tappa a Monbaroccio offrendo una serata all'insegna della scienza, della spiritualità e della buona tavola. Il format promosso dai comuni di Cartoceto, Monbaroccio e Colli al Metauro insieme alle Proloco si propone di esplorare le terre dell'unica dopo le aree delle Marche, traghettando il visitatore in un percorso di riflessione e conoscenza tanto delle peculiarità del territorio quanto delle tematiche che lo caratterizzano. Ad ospitare la serata, dal tema fede e ragione alla ricerca di una terra d'incontro con inizio alle 20:30, sarà Palazzo Guidobaldo del Monte. In omaggio agli 800 anni dalla nascita del santuario del Beato Sante, la serata cercherà di unire fede e spiritualità a scienza e ragione, creando un dialogo tra due modi di indagare il mondo spesso contrapposti. Attraverso questo filo conduttore, la serata seguirà il consueto format che combina la scoperta del territorio attraverso i piaceri enogastronomici e gli aspetti artistico-culturali e musicali. Il menù invece sarà curato da Sergio Zebele e Anna Elisa Dell'Onte con il supporto del gastronomo e sommelier Otto Lorenzi, che accompagnerà gli ospiti nel racconto dei vini degli oli DOP Cartoceto provenienti da uliveti monbaroccesi. L'evento vedrà ancora una volta la partecipazione dell'attore Filippo Paolasini sul palco insieme al filosofo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Paolo Ercolani. Inoltre Elena Ludovici e il suo trio presenteranno un progetto musicale che partirà da un omaggio a Franco Battiato. Il viaggio di Conterranea si concluderà sabato 29 luglio a Cartoceto con una cena spettacolo presso il Belvedere di Piazza Marconi.